La visita di Eva nel paese delle fate. Questa è la storia di Eva. Oh, cielo! Non di nuovo questo! Sono stanca di mangiare sempre la stessa cosa! Oh, ma siamo povere, figlia mia! Non posso darti di più! Odio essere povera! Eva viveva con sua madre in una piccola città. Spesso litigava con sua madre e le chiedeva cose costose che sua madre non le poteva comprare. Eva voleva avere tutte le ricchezze e i lussi, ma non voleva assolutamente lavorare per averle. Non lontano dalla casa di Eva c'era un ruscello. Ogni volta che Eva litigava con sua madre, andava lì e si sedeva vicino all'acqua. Sono così affamata! Avrei potuto almeno mangiare quel cibo noioso prima di litigare con la mamma. Cedendo alla sua fame, Eva andò a caccia di bacche tra i fitti cespugli. Proprio mentre stava raccogliendo e gettando bacche, Eva sentì qualcosa. Cos'è questa musica? Non l'ho mai sentita prima. Era la barca più bella che Eva avesse mai visto. Wow! Eva era sbalordita, ma improvvisamente si sentì anche così felice. Voleva unirsi al buon umore di questi nuovi esseri, ma si dimenticò di essere una persona gigantesca per queste piccole fate. Non appena iniziò a ballare... Oh, terremoto! Si salvi chi può! Oh no! Non è un terremoto! È un umano! Correte! Presto, torniamo alla barca! Le fate e gli elfi saltarono di nuovo sulla loro barca e remarono più veloce che potevano. Ma Eva era così testarda che saltò in acqua e nuotò dietro di loro. Dopo almeno un'ora, Eva riuscì finalmente a raggiungere la riva di una terra dall'aspetto strano. Cosa? Dove sono? Ah, aspettate! Eva corse dietro l'elfo fino all'altro lato dei cespugli e si ritrovò circondata da centinaia di piccole creature magiche. Sto sognando? Silenzio! Bambina, tu sei un'umana e non hai il permesso di stare qui. Tu devi essere la regina. Se io non appartengo a questo posto, allora le tue fate e i tuoi elfi non avrebbero dovuto venire al mio ruscello. Come osi parlare in modo così arrogante con la regina? Calmati, Rosleaf. Deve essere confusa. Lascia fare a me. Wow! Eva divenne piccola come gli elfi. Smettila di trattarmi come se avessi un aspetto strano. Io non sono strana. Tu sì. Silenzio ora. Vieni con me, bambina. Come ti chiami? Mentre Eva seguiva la regina, continuava a sorprendersi per quanto fosse bello tutto ciò che la circondava. Il soffitto era coperto da tutti i tipi di fiori e felci. C'erano cascate sulle pareti, ma non riusciva a capire da dove venisse l'acqua. Era pura magia. Eva fu condotta sui cuscini più morbidi e le fu offerta la bevanda più rinfrescante. Piccola mia, perché non permetti alla fata Roseleaf di farti fare un piccolo tour del nostro paese delle fate? Forse imparerai qualcosa. Vuoi dire che devo lavorare? Per favore. Non sono in vena di scendere da questo morbido cuscino. Vuoi dire che non lavori mai? Perché? È compito di mia madre darmi da mangiare e portarmi tutto quello che voglio. Eva, se ti lasciassi stare qui per sempre dopo aver finito il tuo tour, allora saresti interessata? Oh, certo, lo farò. Andiamo.
Eva fu condotta fuori dalla sala attraverso l'atrio. Cosa è questo posto? Questa è la stanza dei feriti. Osù! Come ti permetti? Vedi? Hai volato con un'ala ferita. Dovresti ringraziarmi. Oh, stai zitto. Sono feriti? Come fanno a scherzare così? Perché noi alla Terra delle Fate sappiamo che questa è la vita. Solo perché sei ferito non puoi continuare a concentrarti sulle cose che non hai o sulle cose che sono brutte. Devi essere paziente. Non ci avevo mai pensato prima. Attraversando il bel sentiero fiorito, arrivarono ora alla corte delle fate. Wow! Ho sempre pensato che le corti fossero spaventose, ma questa è bellissima! Questa non è una corte degli uomini, Eva. Vieni a sederti accanto a me. Dimmi, Eva, ti sei mai chiesta come fanno tutti i fiori a sbocciare senza che nessuno li sorvegli? Vedi, alcuni fiori crescono lontano sulle colline e nelle valli che nessuna anima umana può raggiungere. Così mandiamo i nostri giardinieri a occuparsi di loro. Quindi questi fiori sbocciano e sprigionano la loro fragranza anche quando non c'è nessuno a complimentarsi con loro? Assolutamente! Ed è per questo che si ergono alti e forti. Perché non c'è un solo pensiero malvagio nei loro fragranti petali. Ogni giorno riversano il loro amore sotto forma di dolce rugiada, che viene raccolta dalle nostre fate giardiniere e portata come offerta alla corte delle fate. In questo modo questi fiori unici non potranno mai essere dimenticati. Mentre Eva stava ascoltando con stupore, una fata entrò nella corte con lo sguardo preoccupato. Cara regina, i miei fiori sono orgogliosi e ostinati. Hanno detto che sono i fiori più belli del pianeta e non hanno bisogno di mandare la loro rugiada e i loro profumi a nessuno. Oh, che cattivi! Impareranno la lezione quando il mondo si dimenticherà di loro. No, Eva. È facile arrabbiarsi con chi è cattivo con noi. Ma questo non è mai utile. Questi fiori orgogliosi non hanno bisogno di essere dimenticati. Anche se qualcuno si rifiuta di fare il proprio dovere, non dobbiamo mai dimenticare il nostro. Torna dai fiori, cara fata, e continua a fare il tuo dovere di curarli. Sono sicura che il tuo amore trasformerà i loro cuori. Eva era commossa da tutto quello che stava imparando da questo posto. Cos'è questo rumore? Devono essere i nostri studenti. Vieni, Eva, ti mostro la sala insegnanti. Eva vide gruppi di fiori attorno ai quali gli elfi sedevano, tutti imparando cose diverse dai petali dei fiori. Cosa stanno imparando? Oh, quelle sono le piante più vecchie. Stanno insegnando agli elfi come prendersi cura di loro. Così come quando proteggere i germogli in crescita e quando lasciarli sopportare il tempo. Le piante gli insegnano come vogliono essere curate? Oh, certo! Solo noi sappiamo di cosa abbiamo più bisogno. Quindi è nostro dovere esprimere i nostri bisogni a coloro che vogliono prendersi cura di noi. Mentre Eva si guardava intorno, alcuni elfi impararono dalle fate infermiere a curare le ferite degli insetti. E alcuni stavano attentamente imparando a pronunciare l'alfabeto delle fate. Tutto questo è così magico, Vostra Altezza. Vorrei poter rimanere qua. Bene. Hai mantenuto la tua parola e hai finito il tuo tour, Eva. Hai il permesso di rimanere qui. Puoi passare tutto il giorno con le fate e i nani, sorseggiando i tuoi drink e imparando l'alfabeto delle fate. Apprezzo la tua offerta, Altezza. Cosa c'è, Eva? Altezza, è tutto così magico e bello. Ma ancora di più c'è amore, cura ed empatia. Questo è ciò che rende il vostro mondo un bel posto dove stare. Anche il mio mondo ha tutto questo.
ma ero troppo cieca e pigra per vederlo. Non riuscivo a vedere quanto mia madre fosse paziente in momenti così difficili. E non ha mai smesso di fare il suo dovere nei miei confronti, anche se io non le sono mai stata grata. E conosceva esattamente i miei bisogni, prima ancora che li conoscessi io. Non ci saranno fate ed elfi nel mio mondo, ma è l'amore dei nostri cari che rende magico il nostro mondo. Il mio mondo ha sempre avuto la magia, Vostra Altezza, solo che io non l'ho mai vista. Non dimenticherò mai la mia visita a questo paese delle fate, Vostra Altezza, ma devo tornare da mia madre e dal mio mondo magico. La regina e Rose Leaf erano commosse dalle parole di Eva. La regina si era talmente affezionata a Eva che le regalò un campanello magico per chiamare le fate e riportarla nel paese delle fate ogni volta che voleva. Dopo aver riportato Eva alle sue dimensioni normali, le regalarono una barca per tornare a casa. Tutte le creature magiche salutarono la loro nuova amica. Tornata a casa, Eva abbracciò sua madre con tutte le sue forze. Sua madre fu sorpresa nel vedere quanto Eva fosse diventata improvvisamente determinata. Aiutò sua madre in tutte le faccende e visse felicemente nel suo mondo magico per sempre.